Salve a tutti gente, sono Gabrielceus e in questo video vedremo come ottenere Pokémon Shiny velocemente. Ok, allora, in questo video quindi vedremo come ottenere Pokémon Shiny dalle tane in modo infinito, cioè possiamo resettare la tana e trovare Pokémon diversi, sempre shiny, sempre dalla stessa tana. Allora, come prima cosa vi vorrei dire che questa guida non l'ho creata io, ma ho semplicemente preso spunto da questo youtuber qua. La sua guida è fatta in inglese, quindi io mi sono semplicemente limitato a tradurla in italiano. Bene, allora, il primo programma che vi servirà è questo, si chiama One Star Seed Search, e praticamente questo sarà un programma molto molto importante in questa guida, perché ci permetterà di scoprire qual è il seed della tana, che in pratica il seed è come un numero identificativo della tana che ci farà sapere tutti quanti i Pokémon che potranno uscire da questa tana qua. Scaricate la versione a 64 32 bit, quella che volete voi, io ho scaricato quella a 32 bit, anche se ho il computer a 64 bit. Poi un'altra cosa che ci servirà molto è questa pagina di Cerebi, che serve per calcolare le EV dei Pokémon. Vi farò vedere dopo a cosa serve di preciso questa pagina qua. L'ultimo programma, anche questo molto importante, si chiama Ride Finder. Questo programma ci permette, dopo aver conosciuto il seed, di vedere quali sono i Pokémon che spawnano nelle tane. Scaricatevi la versione a 32 bit, quella a 64 non funziona, scaricate solo quella a 32 bit. Bene, dal computer abbiamo finito per ora, passiamo alla Nintendo Switch. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è quella di scegliere una tana. Una volta scelta la tana, dobbiamo fare in modo che venga fuori un raggio raro. In questo modo potranno spawnare i Pokémon anche Gigamax. Comunque, dopo che avete il raggio viola, andate un attimo sul computer per capire bene quali Pokémon dobbiamo metterci a catturare adesso. Bene, ora ritorniamo un attimo sul computer perché dobbiamo usare il programma Ride Finder. Questo programma adesso ci servirà per capire quali Pokémon dobbiamo andare a catturare. Se avete provato ad aprire il programma One Star, vedrete che ci sono delle scritte che dicono di dover catturare un Pokémon con 2 o con 3 EV al massimo. Per sapere precisamente quali siano questi Pokémon da poter utilizzare, dobbiamo andare sul programma Ride Finder che ci aiuterà moltissimo. Allora, la prima cosa che dovete indicare è la tana nella quale stiamo cercando. Io in questo caso sto cercando nella tana numero 94-95, che è quella di Corviknight Gigamax. Dovete mettere Rarity Rare, che vuol dire il raggio è quello viola. E poi Species, qua sotto vedrete quali sono i Pokémon che possono spawnare in un raggio viola. Quindi a noi ci interessano soltanto i Pokémon con 2 o 3 EV. Che potete vedere sotto EV count 2, in questo caso con Butterfree, 2 con Corvisquare e 3 con Noctowl. Quindi questi sono i primi 3 Pokémon che possiamo andare a catturare per iniziare la nostra ricerca del seed. Una cosa importante che dovete fare anche è togliere l'autosalvataggio prima di iniziare a fare tutto quanto che state vedendo adesso. Allora, quindi, adesso dobbiamo catturare un Pokémon con 2 o 3 EV al massimo. Il Pokémon dovrà essere quello del quarto frame. Un frame è praticamente la posizione in cui si trovano i Pokémon, e questa posizione può essere cambiata cambiando la data. Quindi adesso noi entriamo dentro nella lobby, usciamo dal gioco e cambiamo la data avanti di un giorno. Dobbiamo arrivare al quarto Pokémon, al quarto frame, quindi dobbiamo farlo per 3 volte. Una volta arrivati al quarto frame, se è uno dei Pokémon che ci servono, che hanno 2 o 3 EV al massimo, possiamo entrare dentro in battaglia in sfida solitaria per catturarli. Lanciate una Pokéball con cui siete sicuri di prenderlo, ad esempio anche una Master Ball, perché tanto comunque dopo riavvieremo il gioco,
e una volta catturato dovremo farlo arrivare al livello 100. In questo modo, quando noi andremo a calcolare le IV del Pokémon, non ci saranno variazioni, non ci saranno errori. Tenete anche a mente che il Pokémon non abbia la sua abilità nascosta. In questo caso il Noctowl e gli altri due Pokémon con 2 o 3 IV al massimo che spawnano non possono avere l'abilità nascosta, ma nel caso che abbiano l'abilità nascosta, in generale, non usate quei Pokémon perché hanno problemi con il programma. Bene, adesso ci rechiamo di nuovo sul computer. Ok, adesso dobbiamo aprire il sito di Cerebi, quello in cui si calcolano le IV, e dobbiamo inserire i dati del Pokémon che abbiamo appena catturato. Scegliamo il Pokémon, in questo caso il mio è un Noctowl. La natura è neutra perché, sì, le statistiche rimangono invariate. E poi la caratteristica. La caratteristica voi la vedete nella terza o quarta pagina delle info del Pokémon. In questo caso il mio Noctowl ha la caratteristica di essere abbastanza superficiale. Siccome ci serve in inglese questa caratteristica, vi lascio un link in descrizione che vi porterà alla Wikipedia inglese di Pokémon, dove c'è la pagina delle caratteristiche dei Pokémon. Quindi in questo caso è abbastanza superficiale, si dice somewhat vain, e quindi noi inseriamo characteristic somewhat vain. Portiamo il livello a 100 e inseriamo le statistiche del nostro Pokémon. Una volta inserite, controllate di averle messe giuste, fate calculate individual values e verranno fuori dei numeri. Questi numeri qua sono le IV del Pokémon. Ora, aprite il programma One Star Seed Search e cambiate la lingua in inglese. Poi, qua dove viene fuori 4th frame, 2 max IV e 3 max IVs, dovete scegliere in base a quante IV a 31 ha il vostro Pokémon che avete appena catturato. In questo caso il mio Noctowl ha 3 IV a 31 e quindi mettiamo 3 IV al massimo. Inseriamo i dati, mettiamo le IV che abbiamo appena trovato dal sito di Cerebi. La natura, se non sapete come si dice in inglese, vi lascio anche per quella un link in descrizione che vi porta alla Wikipedia di Pokémon in italiano, che ha tradotto anche le nature in inglese. In questo caso il Pokémon che abbiamo noi ha la natura furba, che in inglese si dice Quirky. Inseriamo Quirky. Poi caratteristiche, mettiamo somewhat vain che abbiamo appena visto. E l'abilità, per sapere l'abilità cercate su Wikipedia di Pokémon il Pokémon che avete e vedete qual è l'abilità. Se è la prima mettete ability 1, se è la seconda mettete ability 2. Ora facciamo check IVs e in questo caso mi viene fuori no good. Questo vuol dire che il Pokémon che abbiamo catturato ha delle IV che non vanno bene. Ad esempio in questo caso è l'attacco speciale che è a 0. Molte volte è per questo che viene fuori no good. Quindi noi adesso ritorniamo un attimo sul gioco di Pokémon per fare un piccolo aggiustamento in modo che questo no good non compaia più. Dobbiamo ritornare dentro al gioco, riavviamo, quindi in modo da riottenere tutte le nostre caramelle e la nostra ball che abbiamo usato, ritorniamo al raid, facciamo sfida in compagnia e mandiamo avanti la data di un giorno. Dopo aver fatto ciò, ritorniamo dentro al gioco e salviamo. In questo modo noi partiremo da il frame 2, quindi il frame dopo di questo. E così facendo il Pokémon che cattureremo al quarto slot, quindi in questo caso quinto perché abbiamo saltato di 1 il frame, sarà diverso da quello che abbiamo catturato prima. Quindi in pratica adesso dobbiamo soltanto catturare un Pokémon con 2 o con 3 IV al massimo che non abbia un valore 0 nelle IV e dobbiamo inserirlo nel programma in modo che ci dia un valore ok. Se il Pokémon che catturate adesso comunque dopo aver saltato avanti di un frame dà ancora no good, saltate ancora avanti di un altro frame finché non trovate un Pokémon che vada bene. Allora adesso ho trovato un altro Noctowl, sempre al quarto frame però saltando di 3 frame in avanti perché mi era venuto ancora un'altra volta no good e quindi adesso andrò a catturare questo Noctowl come prima. Dobbiamo sconfiggerlo nel raid e catturarlo con una ball, anche con la Master Ball, l'importante è che lo prendiamo. Una volta catturato dobbiamo portarlo a livello 100 come prima e dobbiamo ritornare sullo stesso sito di prima e ripetere la stessa procedura per vedere quali sono i suoi IV. Allora, in questo caso a me è venuto fuori un Corvisquare con delle IV che vanno bene, perché non ce n'è nessuna con 0, per far funzionare il programma. Questo Corvisquare l'ho trovato dopo aver fatto 3 volte la procedura di mandare avanti la data di un giorno e salvare, perché mi aveva fatto altre 2 volte no good.
Comunque, adesso che ho catturato questo Corvisquare e ho inserito i dati sul sito di Serbi, vedete che sul programma di One Star Seed Search mi viene fuori che va bene il Pokémon. Viene fuori OK, Next, 3 EV. Ora vuol dire che dobbiamo catturare per forza un Pokémon che ha 3 EV al massimo, che in questo caso può essere solo Noctowl. Ok, adesso ho trovato il Noctowl che stavo cercando. Lo andiamo a catturare come con i Pokémon che abbiamo fatto prima. Lo prendiamo con una ball che siamo sicuri di prenderlo. E lo portiamo al livello 100 per mettere i suoi dati sul sito di Serebii per sapere le sue EV da mettere dentro il programma. Ok, allora adesso sul sito di Serebii inserisco i dati che mi servono del mio Noctowl che ho appena catturato. Vedo che le EV comunque vanno bene, anche perché se quella del Pokémon di prima viene fuori ok, per forza anche quelle del Pokémon di dopo sono giuste perché è dello stesso frame del Pokémon sopra. Inseriamo i dati nel programma One Star Seed Search come avevamo fatto prima, sempre guardando dai siti che vi lascio in descrizione per la traduzione in inglese. E adesso dobbiamo passare all'ultimo Pokémon, che è quello del quinto frame. Quindi dobbiamo saltare avanti di 4 volte la data, perché prima invece abbiamo fatto solo 3 volte in modo da arrivare al quarto frame. Ah, una piccola nota, se un Pokémon che dovrebbe avere 2 o 3 EV al massimo ne ha una in più, quindi ad esempio se un Corvisquare che dovrebbe avere solo 2 EV al massimo ne ha 3 o più, in questo caso non va bene perché ha ricevuto una EV speciale. Questa EV speciale, che è mandata a 31, fa andare in tilt, diciamo, il programma. Quindi noi ci serve soltanto Pokémon con 2 o 3 EV che vengono indicati nel programma di Ride Search. Ok, allora per il quinto frame io ho trovato un Pelipper e adesso vado a inserire i suoi dati nel sito di Serebii per sapere gli EV. Facciamo sempre come prima, guardiamo sempre le caratteristiche, guardiamo la natura, mettiamo sempre il livello 100, lasciamo sempre così. E facciamo calculate individual values e vedete che viene fuori con 4 EV al massimo, che è bene, che ci va bene per noi. Cercate di mettere Pokémon con 4 EV al massimo qua sotto, non mettete Pokémon che abbiano 2 o 3 EV, prendete solo Pokémon con 4 EV al massimo. Quindi l'unica cosa che potete fare è andare nei raid in cui vedete che c'è scritto nel programma di raid search che possono avere 4 EV al massimo. Ora inseriamo tutti i dati che abbiamo appena ottenuto dal sito di Serebii sul programma di One Star Seed Search, mettiamo dentro le EV, la natura, la caratteristica e l'abilità. Ok, allora se adesso mi vedete mettere dentro i dati di Noctowl per ultimo è perché queste ultime due parti del programma si possono fare anche in momenti diversi. L'importante è che però si rispettino il quarto e il quinto frame del Pokémon che dobbiamo andare a inserire. Quindi adesso che ho inserito le EV dell'ultimo Pokémon, c'è ancora una piccola cosa che vi vorrei dire. Allora, in basso a destra vedete che c'è scritto Allow EV Deviation. Questo significa che il Pokémon può avere una variazione delle EV. In questo caso è impostato a 3, quindi vuol dire che un Pokémon può avere un EV che cambia di 3 valori. Io in questo caso ho trovato delle EV certe, EV giuste, EV perfette. Se a voi, quando inserite i dati del Pokémon sul sito di Serebii, vi dovesse venire fuori un valore delle EV, ad esempio 25,26, questo vuol dire che l'EV di questo Pokémon è variabile, che non è sicura che sia quella. Comunque va bene, potete inserire uno o l'altro, è indifferente, però l'importante è che lasciate l'EV deviation su 3, che è il massimo. Ora, adesso, quando andiamo a premere il pulsante Start Search, il computer inizierà a lavorare moltissimo. Utilizzerà la CPU al 100% per trovare il seed del nostro raid. Allora, questa procedura dovrebbe impiegare circa 5 minuti, 5-10 minuti al massimo, dipende dal vostro computer. Comunque, se vedete che ci impiega molto tempo, ad esempio 20 minuti addirittura o anche mezz'ora, e non vi dà ancora nessun risultato, beh, lì probabilmente avete inserito dei dati sbagliati, che non per forza è colpa vostra. Ma ogni tanto questo programma può dare errori, ma nella maggior parte dei casi funziona. Comunque tenete a mente questo, che sì, insomma, non perdete troppo tempo nell'aspettare che vi venga fuori il valore del seed. Quindi adesso ho premuto Start Search, lui comincerà a cercare e io ritornerò quando avrà finito. Bene, a me in questo caso è stato 10 minuti abbondanti,
perché comunque il mio computer non è chissà che potente, ma comunque adesso a noi è venuto fuori il DenSid, che è questo numero in esadecimale, e un documento di TextEdit che si chiama list.txt, che contiene tutti quanti i valori di IV, nature e abilità dei Pokémon che si possono trovare dentro al raid in cui stiamo lavorando adesso. Ora, per vedere quali sono solo i Pokémon Shiny, potete anche premere il pulsante Only List Shiny Pokémon, fate Generate List e vi mostrerà tutti i Pokémon Shiny che compaiono a fino a 5000 frame. In questo caso io avrò un Pokémon Shiny a 3743 frame. Sarà un Pokémon Star Shiny, quindi niente quadratini, e avrà la seconda abilità, quindi niente di particolare. Comunque, per avere delle informazioni un po' più dettagliate, potete inserire il seed che avete appena trovato nel programma di Raid Finder. E cambiando Pokémon vi verrà fuori il Pokémon che compare in ogni frame che inserite. Quindi in questo caso anche sul programma viene fuori che il Pokémon Shiny verrà fuori a 3744 frame, che è dove noi vogliamo arrivare. Potete fare altre cose, ad esempio potete vedere in che frame un Pokémon avrà tutte le IV a 31, in questo caso è il 443 nel mio raid, e boh, quindi adesso potete anche un attimo divertirvi a vedere i Pokémon che possono venire fuori, potete anche cercare i Pokémon con le IV tutte a 31, con abilità nascosta e shiny. A me è venuto fuori ad esempio che sarebbe uscito nel frame 70 milioni, che direi che è abbastanza infattibile. Comunque questi valori cambiano da tana a tana, perché ogni tana, ogni volta che mettete un desio blocco, avrà un seed diverso. Quindi adesso che sappiamo qual è il frame del Pokémon Shiny, torniamo un attimo sul gioco perché dobbiamo viaggiare nel tempo. Bene, allora, ci sono due modi per poter andare avanti con la data. Il primo che vi mostro è quello più lento, che vi sconsiglio, a meno che non si trovi tipo a 20 frame di distanza il Pokémon Shiny. Comunque, il primo metodo è quello di entrare dentro alla lobby del raid, andare nelle impostazioni e mandare avanti la data di un giorno. Con questo modo, se si troverà a 40 frame di distanza il Pokémon, ci impiegherete non molto tempo. Se invece si trova, come nel mio caso, a 3000 frame di distanza, ve lo sconsiglio caldamente questo metodo. Il secondo metodo invece è molto molto più veloce e però richiede il Nintendo Online. Per questo dovete andare nello stadio lotta e fare una lotta in competitivo o amichevole. Se fate una lotta in competitivo vi consiglio, almeno tanto non vi costa niente, di concludere la battaglia. Quindi entrate dentro la battaglia in competitivo e la finite. Se perdete o vincete non cambia nulla, l'importante è che fate la battaglia. Se invece volete fare una battaglia in amichevole, come farò io in questo caso, entrate dentro con una squadra qualsiasi, tanto non combatteremo, aspettate che l'avversario scelga, e una volta che siete arrivati nella schermata in cui dovete scegliere lotta Pokémon o fuga, uscite fuori, andate nelle impostazioni di sistema e mettete la Nintendo Switch in modalità aereo. Basta che lo facciate per tipo un secondo, mettete attivate e disattivate subito la modalità aereo. Adesso non vedete niente perché l'ho tolta dal dock per poterlo fare, perché altrimenti non si può. Comunque, appena dopo che l'avete fatto, quando ritornate dentro la lotta, vi verrà fuori un errore, voi fate ok, uscite fuori dalla lotta e in questo modo il glitch si è attivato. Così potete cambiare la data come se aveste fatto una lotta in competitivo. Ora basta solo che mandate avanti di giorno in giorno la data, sempre dalla schermata di data e ora senza mai uscire, e fate ciò finché non arrivate a 3 frame prima del Pokémon che vi serve. Una cosa che vi consiglio di fare per rendere il tutto il più fluido possibile è di cambiare la data indietro tanto quanto sono i frame che vi servono per arrivare dove volete. Quindi ad esempio potete andare su un sito a caso in cui vi calcola la distanza tra due date, quanto tempo c'è tra una data e l'altra, mettete il frame che dovete saltare e lì cominciate da quell'anno lì. Io ad esempio ho dovuto cominciare dal 2011 e cambiate data di giorno in giorno fino a quando non arrivate al giorno in cui avete iniziato, quindi ad esempio il 14 di gennaio in questo caso. Allora, questa è la parte più noiosa della guida, in cui voi dovete andare avanti di giorno in giorno fino al
terzo frame prima del Pokémon. Potreste, per sbaglio, magari mandare avanti la data di 2 giorni oppure dimenticarvi di andare avanti di 1 giorno e perdervi un pochino nel procedimento. Ma non preoccupatevi, perché c'è un modo per sapere dove siete arrivati senza dover ricominciare tutto da capo. Dovete, allora, se siete sicuri di non aver superato il Pokémon Shiny, salvare prima di tutto. Poi entrate dentro alla prima battaglia di Pokémon che vi viene, in questo caso è un Octowl, lo sconfiggete e lo catturate e lo mandate al livello 100 come abbiamo fatto per tutti i Pokémon di prima. Ora, tornate sul sito di Serebii, mettete dentro i dati del Pokémon che abbiamo appena preso, vi verranno fuori le sue EV e noi andremo a metterle dentro il programma di Ride Finder, dopo aver messo ovviamente il seed, messo la tana giusta e la rarità su raro. Poi scegliete il Pokémon che avete trovato, in questo caso Noctowl. Poi aumentate il numero di risultati massimi in modo che possa venirvi fuori se siete andati avanti di molto. Inserite le EV in questo modo, dovete inserirle uguali sia a destra che a sinistra e poi fate generate. Ora mi è venuto fuori che sono al frame 3741, che è esattamente 3 frame prima del mio Pokémon Shiny. Potete vedere che la natura del Pokémon è docile, come che è quella del Pokémon che ho appena preso, quindi siamo sicuri che sia quello. E con questo modo qua possiamo sapere se ci siamo persi, dove siamo arrivati, e così non dobbiamo ricominciare tutto da capo. E insomma, vi risparmia un sacco di tempo e di seccatura, quindi questo procedimento qua lo potete fare anche senza prestare troppa attenzione, ecco, a quello che fate. Bene, e quando arrivate al terzo frame prima del Pokémon Shiny potete finalmente esultare. La guida è conclusa. Ora, se non vi è chiaro, dovete salvare 3 frame prima del Pokémon Shiny in modo che il quarto frame possa cambiare in continuo. Perché se avete notato, i primi 3 frame, l'1, il 2 e il 3, sono sempre uguali ai Pokémon, mentre il quarto è sempre diverso. In questo modo quindi noi possiamo andare a trovare praticamente tutti i Pokémon Shiny che ci possono essere nella tana. Quando arrivate al quarto frame, che è quello Shiny, e trovate un Pokémon che vi interessa e che volete tenere sempre solo quello, potete salvare lì e in questo modo ogni volta che riaprite il gioco avrete sempre lo stesso Pokémon Shiny. Ora, come potete vedere, sono entrato nel ride del quarto frame, che sono andato avanti, e c'è un Octowl Shiny. E ora ogni volta che io esco dal gioco e rivado avanti al quarto frame troverò Pokémon diversi, di solito, ogni tanto magari vi trovate di nuovo lo stesso Pokémon, ma comunque vi trovate Pokémon diversi, tutti quanti Shiny. E quindi ora decidete voi cosa fare, potete condividerlo con i vostri amici in modo che loro vi catturino tantissimi Pokémon Shiny e poi ve li passino tramite scambio, oppure semplicemente cercate il Pokémon Gigamax Shiny e ve lo catturate per voi col 100% di catch rate. Bene, il video finisce qua. Se avete dei dubbi o se avete dei problemi scrivetemelo nei commenti e io cercherò di aiutarvi. Se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un like che mi farebbe molto piacere. E da Gabriel Ceus è tutto, ci vediamo al prossimo video.